Buon pomeriggio amici di Sport Italia, benvenuti allo stadio Vigorelli di Milano per l'Italian Bowl, la 35esima finale del campionato italiano di football, di fronte Panthers Parma e Sime Milano per la terza stagione consecutiva, per quella che è diventata la più grande rivalità del football nostrano. E questa partita sarà anche una sorta di bella, una sorta di spareggio, visto che negli ultimi due anni i risultati delle ultime finali sono stati alterne. Due anni fa vinsero piuttosto nettamente i Panthers Parma nella partita che si giocò a Ferrara, l'anno scorso invece furono il Sime Milano, sempre a Ferrara, a vincere in modo piuttosto netto sui Panthers Parma. Una sorta di spareggio dunque per dirimere quella che è stata negli ultimi anni una sorta di parità fra queste due grandi squadre, due squadre che stanno dominando il panorama del football italiano e che anche quest'oggi si affronteranno per vincere il titolo di campione d'Italia. A mio fianco Giovanni Ganci, che sarà con noi per la telecronaca di un match che comincerà alle ore 20, ma avremo in questa mezz'ora la possibilità di approfondire tanti dei temi di questa finalissima e avremo anche la possibilità di ascoltare le parole dei due head coach, Andrew Papoccia per i Panthers Parma e Paolo Mutti per quanto riguarda i Sime Milano. Giovanni, una partita sicuramente molto interessante, una sorta di spareggio come dicevamo, visti i risultati degli ultimi due Super Bowl, però se è vero che le ultime due finali sono state poco equilibrate con vittorie nette due anni fa di Parma e l'anno scorso di Milano, quest'oggi ci si aspetta una gara invece più equilibrata. Assolutamente molto più equilibrata, Matteo, perché diciamo difficilmente ci sarà più il fattore sorpresa come è stato l'anno scorso per i Simen o invece la grande forza dei Panthers di due anni fa. Sarà una finale molto equilibrata, sarà davvero punto a punto, almeno questo è quello che prevediamo prima del kick-off. Riusciranno i Simen come l'anno scorso a sorprendere i Panthers con un attacco diverso rispetto a quello visto in regular season, oppure i Panthers questa volta sapranno controbattere e saranno loro ad avere qualcosa di diverso? Questa è forse la chiave principale visto quanto successo nelle partite precedenti. Sfida molto interessante questa, anche perché mette di fronte due filosofie diverse di football in Italia. I Simen hanno puntato sempre molto anche sull'import, sugli americani, e ne hanno due anche quest'anno di altissima qualità. Jonathan Daly, già l'anno scorso assoluto protagonista nel trionfo di Milano, e in più Justin Bell, safety, che ha fatto molto bene in questa stagione. Parma invece ha puntato sempre tantissimo sul vivaio, su un quarterback italiano che ormai da tante stagioni è il regista della squadra parmense, e quest'anno ha puntato solo in corsa su un americano. L'altro è il coach Andrew Papoccia, che gioca anche come difensore, però c'è un solo americano, questo Joe Martinek, fullback, che però da quando è arrivato a metà campionato ha fatto veramente tantissimo la differenza, e forse il modo in cui i Simen quest'oggi riusciranno a contenere le corse di Parma sarà una delle chiavi della partita. Martinek sarà assolutamente un fattore, ricordiamo che fino adesso in tutte le partite che ha giocato ha superato le 100 yard, ha una media su quasi intorno alle 110 yard corse a partita, è di un livello superiore, lo si vede come taglia l'angolo, la forza che ci mette, e pensate che questo giocatore nell'NFL è un semplice fullback, neanche un running back puro, quindi lui sarà la carta dall'altra parte, dalla parte dei Panthers. Dalla parte dei Simen invece questa flexbone, questo attacco particolare con tanti running back, tante finte prima di capire chi ha la palla che potrebbe mettere in crisi la difesa parmense, ecco, diciamo queste sono le due armi, quindi questo per dire che saranno le due difese secondo me quelle che dovranno fare un passo di più per tenere la propria squadra in partita e per cercare di aggiudicarsi l'ambito Johnny Colombo Trophy. E dicevamo i grandi protagonisti, da una parte Joe Martinek, ricordiamo ex New York Giants, non ha mai giocato gare di regular season, però è stato in practice squad, ha fatto pre-season con i New York Giants, quindi ex giocatore di fatto dell'NFL. Dall'altra parte Jonathan Daly, quarterback bravo tanto con le gambe quanto con le braccia, lui è comunque sempre il primo terminale offensivo dei Simen, e se Milano può giocare degli attacchi così imprevedibili con la flexbone è grazie alle qualità atletiche del suo quarterback. Sì, Daly è veramente da questo punto di vista un fenomeno, questo è l'attacco che lui giocava già all'università, quindi è davvero proprio per lui pane di tutti i giorni, lo gioca molto bene e soprattutto lui è un fattore in questo attacco, lui può correre tranquillamente il pallone, ma addirittura l'abbiamo visto anche in semifinale che quando serve mettere la palla in aria assolutamente non si fa negare il passaggio lungo e anche molto preciso, quindi è davvero un'arma, come si suol dire, multidimensionale per i Simen. Andiamo allora ad ascoltare, anche a tastare il polso delle due squadre quando mancano veramente pochi minuti al kick-off. Qualche minuto fa il nostro Dario Michelini ha ascoltato il coach dei Panthers Parma, Andrew Papoccia, impegnato come dicevamo prima in un doppio ruolo, non soltanto capo allenatore ma anche difensore, anche safety, quindi lo vedremo in panchina ad allenare ma anche in campo. Sentiamo. Ok, siamo qui con l'allenatore e giocatore dei Panthers Parma, Andrew Papoccia. Gli faccio subito una domanda su questa cosa. Te sei allenatore e anche giocatore, oggi giocherai quanto, come? Quanto riesco, sì, faccio doppio ruolo, ma ormai dopo qualche anno qui in Italia ho un'esperienza che ce l'ho già. Sì, gioco di solito in difesa, spero che in attacco non perdiamo niente, ma chiamo tutti gli schemi in attacco, anche in difesa, ma aiuto anche in campo perché riesco a vedere se c'è i cambiamenti da fare, sono già in campo e più facile così.
Ok, le faccio una domanda sulla motivazione. Questo è il sesto Super Bowl per i suoi, consecutivo. Crede che ci sia bisogno di motivarli, visto che sono abituati ad essere in questo ambiente? Sì, abbiamo qualche giocatore che erano con noi tutti i sei partiti, ci sono anche quelli nuovi, che è la prima esperienza al Super Bowl, però abbiamo perso l'anno scorso e vogliamo riprendere il titolo a Parma. Certo. Ci dica qualcosa sul fattore campo, questa finale in campo neutro in teoria, però siamo a Milano, qui avete già perso quest'anno. Cosa si aspetta da questo fattore oggi? Boh, guarda, campo in campo, c'è caldo per tutte e due le squadre, campo uguale per tutte e due le squadre, io non vedo differenza. Durante la partita noi dobbiamo digestire le nostre cose, controlliamo quello che possiamo controllare e le nostre mani, così. Ok, ringraziamo Andrew Papoccia, gli facciamo in bocca al lupo per la partita. Grazie coach. Grazie, crepi. Abbiamo ascoltato allora le parole del coach dei Panthers Parma, Andrew Papoccia. Siamo però adesso con un grande ospite, il presidente della FIDAF, la Federazione Italiana di Football Americano, Leoluca Arlando. Grazie presidente per la disponibilità. Presidente, un palcoscenico straordinario quest'anno per il Super Bowl, una finalissima veramente in un luogo degno di un appuntamento come questo, Vigorelli di Milano, il 4 luglio all'interno di una festa americana. Ma grazie a Milano, grazie a Milano che ci accoglie nel Vigorelli e grazie per aver immaginato possibile di mettere insieme l'American Festival con l'Italian Bowl, l'Italian Bowl di American Football, e io che sono presidente di questa federazione vivo con emozione questo momento, perché ricordo quando 10 anni fa c'era più gente in campo che sugli spalti. Oggi mi sembra che ci sono più spettatori che giocatori, che è un gran segno, è il segno che il football americano sta crescendo, e adesso avremo due grandi squadre che hanno già conosciuto cosa significa conquistare il titolo dell'Italian Bowl, e quindi sarà una bellissima gara, e chiunque vinca contribuirà a far andare avanti l'American Football nel nostro paese. Ecco, il football in Italia ha avuto un momento di grande splendore negli anni 80, poi c'è stato un calo, stiamo rivivendo quasi però un secondo momento positivo, stiamo riprovando a crescere e i risultati si vedono, il fatto appunto di essere qui in questo ambiente con questo pubblico significa che è un movimento che sta di nuovo crescendo questo. Ma l'American Football in questi ultimi anni, grazie all'impegno dell'AFL, grazie all'impegno della FIDAF, sta rinascendo. E rinascere è un'esperienza straordinaria, perché è un modo per ricordare il passato, per avere consapevolezza del presente e costruire il futuro. Ogni anno che passa l'American Football in Italia fa più di un passo avanti, mi sembra che siamo sulla buona strada, sulla buona direzione, e sono soltanto un ricordo nostalgico del passato, le arene vuote sugli spalti e piene sul campo. Cosa serve fare secondo lei ancora di più per migliorare, per avere più visibilità e coinvolgere più gente in questo sport che, come sappiamo tutti, è bellissimo? Abbiamo due strade, una istituzionale, noi siamo una disciplina associata, abbiamo sede al Foro Italico, la sede del CONE, attendiamo adesso evidentemente di essere fino in fondo federazione riconosciuta, e l'altro dobbiamo entrare nelle scuole, dobbiamo entrare nel mondo giovanile, perché oggi fare American Football è quasi un'impresa. Allora dobbiamo in qualche modo, seguendo l'esempio americano, far sì che fin da ragazzini si possa conoscere questo splendido sport. Non le chiedo un pronostico perché da presidente so che non può sbilanciarsi, però le chiedo che partita vedremo, terzo Super Bowl consecutivo fra Panthers e Seaman, una sorta di spareggio fra queste due squadre. Vedremo una bellissima partita e sono certo che vincerà la squadra migliore. Perfetto, grazie al presidente della FIDAF Leoluca Arlando, grazie mille per la disponibilità. Noi torniamo adesso al campo e continuiamo ad ascoltare le parole dei protagonisti di questa partita. Andiamo a sentire il coach dei Seaman Milano, Paolo Mutti, intervistato qualche minuto fa, sempre da Dario Michelini. Siamo qui con l'head coach dei Milano Seaman, Paolo Mutti, a cui chiediamo subito una cosa sul clima nello spogliatoio. Come è diverso il clima nello spogliatoio rispetto all'anno scorso e 2 anni fa? Ma no, c'è consapevolezza. Noi siamo una squadra che è cresciuta molto negli ultimi anni. 2 anni fa forse siamo arrivati al Super Bowl pensando che fosse già un grandissimo risultato. L'anno scorso ci siamo voluti confermare, siamo arrivati un pochettino più affamati, anzi direi molto affamati, e l'abbiamo portato a casa. Quest'anno il clima è buono, i ragazzi oramai cominciano a essere abbastanza confident con questo tipo di situazioni. E siamo stati bene negli ultimi 24-48 ore, siamo stati insieme e penso che il clima sia quello giusto. Questi Panthers Parma sono al sesto Super Bowl consecutivo,
Cosa teme più di loro? Beh, i Panthers sono una squadra incredibile, perché noi quest'anno abbiamo fatto una fatica enorme a mantenere la concentrazione dopo lo scudetto. Loro invece sono anni che vanno avanti come se niente fosse, arrivano sempre in finale, normalmente la vincono, l'anno scorso no, e speriamo che anche quest'anno non la vincano. Quanto è importante per voi giocare su questo campo, quello del Vigorelli di Milano? Ma no, non penso che sia molto importante. È bello perché è il nostro stadio, però non cambia, non fa la differenza. È un Super Bowl, è come una partita a sé stante. Giocato sul nostro campo è bello, ma non è così influente. Ok, ringraziamo il coach Mutti e gli auguriamo una buona partita. Prego, grazie, arrivederci. Abbiamo ascoltato anche le parole del coach del Sime Milano, Paolo Mutti. Alle nostre spalle stanno per entrare in campo le due squadre. I primi a entrare in campo saranno il Sime Milano, che pur giocando di fatto in casa, perché questo è il loro stadio, saranno la squadra ospite quest'oggi formalmente da regolamento, visto che in realtà questa partita, come tutti gli Italian Bowl, come tutte le finali, si gioca in campo neutro. Siamo con Antonio Maggiore Vergano per analizzare ancora di più questo matchup fra due squadre che stanno diventando veramente le due regine del football italiano. Lo sono state negli ultimi anni. Sesto Super Bowl consecutivo per i Panthers Parma, terzo per il Sime Milano. Una grande rivalità, però come dice prima con Giovanni Ganci, oggi ci aspettiamo una partita più equilibrata rispetto alle ultime due finali. Sì, anche perché tutta la stagione è stata equilibrata. Quattro grandi squadre nel girone nord, almeno due nel girone sud, mi sto riferendo a Marines Lazio e Dolphins Ancona. È stata una stagione difficile sia per i Panthers inizialmente che per i Simen nel tratto mediano finale. Poi queste due squadre si sono completamente ritrovate, sono andate a giocare i playoff in maniera determinata, i Simen contro i Grizzlies prima e poi contro i Rhinos nel derby, un derby che molti pensavano potesse dare la sorpresa, visto che il secondo derby stagionale si erano aggiudicati proprio i Rhinos. Dall'altra parte i Panthers hanno spazzato via i Warriors e poi comunque contro i Giants Bolzano hanno dovuto faticare. Dunque due squadre che arrivano consapevoli sì della loro forza, ma anche della possibilità di perdere la partita, perché l'anno scorso i Panthers arrivarono imbattuti al Super Bowl e poi persero il Super Bowl. L'anno precedente invece fu una strage per i Simen. Questa ci aspettiamo davvero una bella partita e penso che potrà essere equilibrata, soprattutto se una delle due squadre riuscirà a stabilizzare il gioco sulle corse. Due filosofie diverse, come dicevamo. Parma, che ha sempre puntato molto sugli italiani, ha un quarterback italiano, Tommaso Monardi, che è anche il QB della nazionale. Milano invece ha puntato sempre recentemente su quarterback americani, Jonathan Daly, seconda stagione consecutiva, benissimo sia quest'anno che l'anno scorso. Vedremo due attacchi anche diversi, ne parlavamo prima anche con Giovanni Ganci. Milano basa tanto del suo gioco su quello che può fare Jonathan Daly con il braccio, ma anche e soprattutto con le gambe. Parma ha un attacco sulla carta un po' più normale, un po' più tipico da manuale del football, però quest'anno Monardi ha corso di più rispetto al passato, ha avuto numeri da lanciatore inferiori, è stato però più capace di muovere la palla con le sue gambe. Sì, questo è vero, e poi bisogna anche dire che Monardi ha dovuto fare di necessità virtù, perché la prima parte del campionato Parma l'ha giocata di fatto senza americani, anche se insomma Papoccia ha giocato e tante volte è stato decisivo soprattutto in difesa, ma quando è arrivato Martinek spesso è riuscito a costruire e a stabilizzare il gioco sulle corse, e questo ha permesso a Monardi di sviluppare anche il gioco sul lancio. E questa forse potrebbe essere la chiave della partita. Dei Simen lo sappiamo, i Simen hanno perso anche qualche partita in maniera strana, per dire a Bergamo hanno buttato via una partita negli ultimi 5 minuti, lo stesso derby di ritorno con i Rhinos. Non è semplice secondo me questa volta trovare la chiave di questa partita, perché entrambe le squadre hanno dei punti forti, ma entrambe le squadre hanno anche dei punti deboli, e questo potrà pesare. Io penso che la squadra che riuscirà a far valere il proprio punto forte, Parma se dovesse stabilizzare il gioco sulle corse, i Simen, Milano se dovessero riuscire con Daly a stabilizzare invece un gioco offensivo impossibile da difendere per Parma, queste potrebbero essere le chiavi della partita. E c'è anche un fattore X importante, una novità degli ultimi giorni, delle ultime ore: il ritorno in Italia di Gianluca Sant'Agostino, ricevitore di Simen, che aveva abbandonato la squadra per andare in Messico a studiare, ma anche e soprattutto a giocare a football, perché ha avuto una borsa di studio importante dall'Università di Chihuahua. È tornato però in Italia per disputare quella che sarà l'ultima gara, almeno per qualche anno, con la maglia di Simen. Senza di lui Milano ha patito la sua assenza, sicuramente l'ha pagata, perché è un giocatore molto importante per dare un'opzione in più a Jonathan Daly. Sarà interessante vedere quanto riuscirà ancora a entrare subito negli schemi di Milano, visto che è un po' di tempo che è fermo, però averlo per Milano può significare tanto. Questo è vero, potrebbe essere un'arma in più, anzi sarà sicuramente un'arma in più per i Simen Milano.
però vorrei dire che ne hanno tante di armi, sia Parma che Milano. Oltretutto hanno anche due kicker affidabili, di Aferi e di Tunisi. Questa è una sfida veramente a 360 gradi. Io sono molto curioso di andarla a vedere. Grazie, grazie mille ad Antonio Maggiora Vergano. Adesso facciamo un cambio in diretta di ospite, perché salutiamo per adesso Antonio Maggiora Vergano, che sarà con noi anche come supporto per la telecronaca, e salutiamo Enrico Mambelli, presidente della IFL, la Lega Italiana della Prima Divisione del Football, che di fatto organizza questo Italian Bowl, diciamo prima anche con il presidente Gianluca Orlando, grandissimo palcoscenico. Siamo a Milano, al Vigorelli, 4 luglio, nel mezzo di una festa americana, direi il palcoscenico migliore per una partita come questa. Assolutamente, credo che il solo fatto di avere un campo fisicamente come questo in sintetico è un vantaggio competitivo, è il miglior campo d'Italia e possiamo giocare la finale del nostro bowl. È stato questo campionato un campionato più combattuto rispetto agli ultimi, la divisione in due gironi nord e sud, credo che sia stata una scelta positiva, abbiamo visto tante gare tirate rispetto al passato e speriamo che lo sia anche questa. Direi che sta salendo il livello della qualità, sta salendo la voglia di tanti italiani di giocare a football e la voglia di probabilmente ritornare a quello che era il football alcuni anni fa. La federazione sta facendo un grande lavoro, io nella mia Lega ho la fortuna di avere tanti presidenti che stanno aggiungendo cose, per cui stasera sarà senza dubbio una partita combattuta. È la stessa finale, non c'è due senza tre, ma una vittoria netta di una squadra e una vittoria netta dell'altra obbligherà le due questa sera a giocarsela fino all'ultimo. Ecco, volevo chiederti infatti, sesto Super Bowl consecutivo per i Panthers, terzo per i Seamen, ormai abbiamo da qualche anno sempre le stesse squadre a questa finale, positivo avere una rivalità di questo tipo o sarebbe meglio avere maggiori varietà, qualcun altro che riesca a mettersi in mezzo? Qualcun altro si deve mettere in mezzo, quest'anno ci è mancato poco che i Rhinos a un minuto dalla fine non ci siano arrivati, per cui c'è una terza forza e una quarta, i Mariners stanno giocando molto bene, lo stesso dicasi per i Giants, per cui credo che 5-6 squadre hanno un'eccellenza e quest'altro anno probabilmente ci saranno delle alternative. Quali sono le strade per rendere ancora più visibile, ancora più ricco di spettatori questo sport e questa Lega? Abbiamo già visto quest'anno grossi miglioramenti e la partita organizzata qui sicuramente ne è un prodotto dove si può arrivare, come si può arrivare lontano? Ma diciamo che per gradi siamo a un livello interessante di campo straordinario, pubblico importante, sponsor come l'NFL, sponsor come altre aziende importanti a partire dalla New Era, a partire da Federal Express, per cui c'è interesse da parte degli sponsor e con un po' più di, diciamo, income, di soldi, è chiaro che possiamo investire nell'avere migliore qualità. Io credo che questa qui sia sicuramente una buona fase e soprattutto avere voi, le televisioni che ci seguono e che danno visibilità al movimento, e credo che tutto questo si stia avverando e stia salendo. Perfetto, ringraziamo il presidente IFL Enrico Mambelli, grazie per la disponibilità e in buona partita ovviamente, buon Italian Bowl. E allora facciamo ancora un cambio volante e ritroviamo Giovanni Ganci che sarà con noi la spalla tecnica per la partita, addentrandoci proprio un pochino di più, Giovanni, nell'aspetto tecnico di questa sfida. Abbiamo detto due squadre dalle filosofie piuttosto diverse anche dal punto di vista proprio del gioco. Parma ha due running back molto forti, abbiamo parlato di Martine, ma c'è anche Alessandro Malpegliavalli, running back italiano che rappresenta proprio una sorta di cambio di passo rispetto a Martine, più potente di lui. Jonathan Dalli invece guida un attacco un pochino diverso, basato più sulle corse del quarterback e con una tipologia offensiva molto diversa rispetto a quella di Parma. L'attacco di Parma ha in Monardi, il quarterback italiano che citavamo all'inizio, il suo punto fermo che ci deve cercare di amministrare bene il pallone, innanzitutto per i suoi bravissimi ricevitori e poi distribuirlo tra i due running back. Hai ragione, non dobbiamo assolutamente dimenticare Malpegliavalli, che è l'opposto di Martini per quanto riguarda l'aspetto fisico, ma ha una capacità elusiva nei confronti degli avversari incredibile, quindi un attacco che si può muovere sulle corse su due dimensioni diverse, sulla forza di Martinez e sulla elusività di Malpegliavalli. Dall'altra parte sì, Jonathan Dalli, ricordiamo che per i Seamen è ritornato Danilo Bonaparte per questa partita, che è stato l'anno scorso il loro ricevitore principe, che ritorna da una bellissima esperienza negli Stati Uniti per giocare e studiare in un college, quindi insomma non è da poco questo per Dalli. Ma ricordiamo anche Raffaele Binda, due dei tre running back che stanno alle spalle di Dalli, che sono quelli che avranno il carico più grosso di palloni da portare. Rispetto agli anni passati abbiamo visto un Raffaele più incluso nell'attacco rispetto a un Binda. L'anno scorso era molto più Binda dipendente, ce lo ricordiamo anche al Super Bowl con dei numeri incredibili. Quest'anno invece è Raffaele quello che porta più palloni, complice anche un mezzo infortunio di Binda a metà stagione. Quindi anche in quel caso non c'è soltanto un americano o un quarterback da controllare, ma tutto un attacco da tenere sotto controllo.
Parlavamo prima con Antonio Maggiore Vergano anche di un altro aspetto piuttosto importante di questa partita. Spesso in Italia viene un po' trascurato nel football il gioco sui calci, però queste due squadre hanno dei kicker quanto mai buoni. Stefano Di Tisi da una parte e Francesco Diaferia dall'altra, due buoni calciatori, il che dà quasi sempre alle squadre, ai coach, l'opzione anche di andare per il field goal, e quando si tratta di dover trasformare un touchdown si può andare per trasformazione da un punto senza rischiare di far saltare tutto. Senza dimenticare che avere due kicker come Diaferia di Tunisi, che sono due kicker veri, cioè proprio fatti e finiti, vuol dire anche avere una posizione di partenza sul kickoff non positiva per l'attacco. Cioè abbiamo kicker che davvero calciano quasi fino all'end zone, quindi l'attacco deve fare tanta strada. Questo è un altro grande vantaggio, quindi non soltanto le trasformazioni da un punto, non soltanto i field goal che sono possibili anche da distanza a cui non siamo abituati in Italia, ma soprattutto il fatto di avere un kick off molto profondo con la palla che rimane in alto tanti secondi e quindi permette una maggiore copertura e di conseguenza una partenza dall'attacco avversario molto più arretrato rispetto alla normale. Alcuni degli spettatori che ci seguono probabilmente sono appassionati di football NFL, perché raramente si vedono in Italia partite in diretta di football italiano. Ovviamente il livello di gioco non è minimamente paragonabile, questo lo sappiamo certamente. C'è qualche regola leggermente diversa, lo ricordiamo magari per chi non segue abitualmente il football italiano, le regole che seguono sono quelle del football NCAA, c'è qualche piccola variazione. Una di queste, forse quella più facile da notare subito, è il fatto che non si giocano quarti da 15 minuti ma da 12 in Italia. Quarti da 12 minuti e per esempio a differenza dell'NFL, se un giocatore con in mano il pallone cade per terra anche da solo senza essere toccato, l'azione si ferma, a differenza dell'NFL dove invece ci deve essere un contatto per fermarla. Ecco, questa forse è la differenza più grande per chi mastica il football NFL rispetto a quello che è il regolamento NCAA. Intanto possiamo vedere l'ingresso in campo delle due squadre alle nostre spalle, stanno in questo momento facendo il loro ingresso in campo i Panthers Parma, abbiamo detto squadra che rappresenta una vera e propria dinastia del football italiano, sesto Super Bowl consecutivo, avevano vinto una serie di 5 scudetti di fila fino a perdere quello dello scorso anno a Ferrara contro il Cime Milano, una squadra che ha puntato sulla continuità. Tommaso Monardi da diversi anni quarterback titolare, gli americani sono stati portati a Parma come aggiunta a un gruppo però solido di italiani che è rimasto sempre quello in tutti questi anni. La bravura di Parma secondo me si è vista moltissimo quest'anno, dove per delle serie di difficoltà economiche, chi non le ha avute in queste stagioni sia in generale che nello sport, nel football americano, sono riusciti comunque a sopravvivere e un passo alla volta, un mattoncino alla volta sono riusciti a rimettere comunque in piedi una squadra competitiva che ricordiamo perde molti giocatori forti rispetto all'anno scorso. Sono comunque riusciti a riavere un americano anche se nel corso della stagione come Martinek, ma soprattutto, e credo questa sia una delle più grandi soddisfazioni della squadra del presidente Tira, oltre ad aver raggiunto il Super Bowl, giocare al Tardini, che per una squadra di football avere lo stadio Tardini segnato a football, ma soprattutto Matteo, non doverlo cancellare a fine partita perché ne farai una dopo la settimana successiva, credo sia una delle più grandi soddisfazioni che il football di Parma, il presidente Tira, ma il tutto il football italiano ha avuto da questa stagione. Il fatto di aver comunque raggiunto il Super Bowl nonostante tutti questi problemi, nonostante il fatto di aver giocato con un solo americano per parte della stagione, è la testimonianza di quanto questo progetto, al di là dei risultati degli ultimi anni, sia assolutamente un progetto positivo. Per il Cime Milano invece è discorso diverso, ricordiamo questa è una squadra che è rinata soltanto qualche anno fa, aveva conquistato negli anni 80 due Super Bowl perdendoli entrambi, adesso è arrivata al terzo Super Bowl consecutivo dopo la rinascita che ha portato per gradi questa squadra a risalire, a tornare nell'elite del football italiano, e adesso siamo qui a parlare di Cime campioni d'Italia che provano a conquistare il back to back, il secondo titolo consecutivo. Beh, se ci ricordiamo la prima stagione dei Cime in seconda divisione, mi pare 0 vittorie, tutte sconfitte, ma come giusto che sia, quando si tratta di costruire qualcosa non bisogna fermarsi subito se le cose vanno male. I Cimenti ci hanno creduto, hanno continuato a mettere mattoncino dopo mattoncino, ricordiamo che hanno portato l'Italia un allenatore dal calibro di Gio Vezzano, un vero guru dell'NFL e davvero che ha avuto una fine veramente triste e che ha segnato un po' la società di Mutti, ma che ha permesso forse ancora di essere un collante maggiore e spingere la società a fare qualcosa di più, i giocatori ancora essere più uniti, e poi una scelta di americani di un alto livello, un gruppo di italiani molto forte. E adesso si stanno non solo campioni cari, si stanno confermando perché sono al terzo anno al Super Bowl. Siamo credo quasi pronti all'esecuzione degli inni nazionali, in questo momento stiamo assistendo anche alla presentazione degli arbitri e fra pochissimo dovremo ascoltare i due inni, saranno ovviamente suonati sia l'inno americano che quello italiano. Ti chiedo Giovanni un'ultima cosa prima di chiudere, andare ovviamente anche noi ad ascoltare gli inni nazionali, questa partita si gioca a Milano sul campo di Cime, è solo formalmente campo neutro, potrà essere un vantaggio notevole secondo te per Milano giocare sul proprio campo questo Italian Bowl? No, non credo proprio, credo che sia veramente campo neutro, anche perché il campo è un ottimo sintetico, non è un campo che ha magari qualche
posto segreto che chi gioca in casa lo conosce meglio degli altri. Il campo è perfetto, quindi non c'è vantaggi. Quello che volevo far notare di tutto questo e una chicca nel finale è che c'è davvero tantissima gente, Matteo. È incredibile vedere tutta questa gente per questa partita, questa atmosfera, questo pubblico mette veramente la pelle d'oca, ve lo posso assicurare. E direi che è stato un bel colpo organizzare qui il Super Bowl 4 luglio nel mezzo di una festa americana. Sicuramente una strada, Gianni, da seguire per far crescere ancora questo sport. Assolutamente, questo dovrebbe essere un po' una prima pietra per il futuro e non soltanto uno spot, una tantum. Si è visto che organizzare tutte le finali assieme, chiedere la collaborazione in questo caso di consolato, ambasciata americana e attività americane ha prodotto questo. Secondo me sarebbe stupido buttare tutto via e non pensarci come passo in avanti per l'anno prossimo. E sicuramente vedremo se ci saranno ancora attività di questo tipo organizzate in questo modo nel football italiano nei prossimi anni. Ricordiamo, come si diceva anche prima, che questo Italian Bowl è soltanto una parte di questi tre giorni di football qui allo Stadio Vigorelli, tre giorni che si è aperta ieri con la finale della dei Chiefs Ravenna sui Veterans Grosseto. E ricordiamo che quest'oggi si è svolta anche la finale della CIFAF, ovvero il football al femminile, mentre domani si giocherà la seconda divisione. Adesso, fra pochi minuti, invece dovremmo essere pronti per l'inizio, per il kick-off di questa sfida fra Assime, Milano e Panthers Parma. Non so se siamo già pronti per linea, ancora manca qualche minuto all'esecuzione degli inni nazionali. Ti chiedo comunque, Giovanni, alla fine di tutto questo un pronostico. Secondo te chi vincerà questa partita? Sarà una gara equilibrata comunque. Dovrebbe esserlo veramente equilibrata. Le semifinali ci dicono davvero di due squadre forti e tonde. Se proprio devo sbilanciarmi, ma a fatica confermo, Panthers di poco, ma veramente di poco. Quindi non ci saranno le partite come quelle degli ultimi due anni in cui una squadra va via e l'altra non riesce a recuperare. Quello che hanno fatto le due formazioni sia in regular season che nei playoff, vedo difficile un cosiddetto shootout, cioè una squadra delle due che vinca di tanto. Il fatto di essere per Parma settimo Super Bowl consecutivo, molto abituata a questo tipo di atmosfera, quanto può aiutare una squadra che ha un gruppo, un nucleo che ha partecipato praticamente a tutte queste finali? Aiuta perché c'è meno tensione. Proprio perché si è abituati a giocare partite di questo livello, questo diminuisce la tensione che ha un grandissimo effetto. Voglio dire che anche per i Simen siamo al terzo, quindi non è che siano anche loro i novellini. Ed è una squadra che sicuramente dopo la rinascita, i Simen, è arrivata già molto lontano. Siamo pronti per gli inni nazionali, fra pochissimo allora per il kick-off. Grazie, Milano, grazie Vigorelli per il minuto osservato. E adesso siamo pronti per il momento solenne degli inni. Si comincia con l'inno americano. E per l'inno americano chiamiamo con noi a centro campo Gabriella Rodriguez McFarland. Thank you.
canzone dell'inno americano, The Star Spangled Banner. Adesso ovviamente sentiremo anche l'esecuzione dell'inno di Mameli prima di dare il via kick-off dell'Italian Bowl numero 35. Ci raggiunge a centrocampo Elisa Paganelli, un applauso. Adesso per una brevissima faccia pubblicitaria, fra pochissimo torniamo al Vigorelli per il kick-off dell'Italian Bowl numero 35, fra poco.